Ciao, siamo saccadiblog.it e questo è un Toshiba Satellite Click Mini, un ibrido 2 in 1 che può essere utilizzato così, in modalità laptop, come un mini computer, un mini netbook, chiamatelo come volete, oppure separato dalla sua parte tastiera ed essere utilizzato come un comune tablet. Ora, questo formato, il 2 in 1 intendo, è in commercio da diversi mesi, ci sono degli ottimi dispositivi, un pochetto più grandi di questi, ma comunque dei modelli già in vendita. Questo Satellite Click Mini però è diverso da tutti gli altri per due motivi. Il primo è nascosto all'interno di questi enormi cornicioni dello schermo, ovvero il pannello è un 8.9 pollici Full HD con una densità di pixel pari a 254 ppi, quindi davvero una nitidezza superiore alla media. E poi questa tastiera, vedete questa piccola tastiera con touchpad integrato, nasconde una seconda batteria. Quindi abbiamo due batterie, una nello schermo e una nella dock, per un'autonomia che adesso è presto per dirvelo, però insomma vi anticipo che sarà assolutamente di spessore. Iniziamo con la recensione. Ok, Satellite Click Mini costa 329 euro di listino Toshiba, ma online si trova già a meno di 300 euro. Questa è la versione bianca, opaca, antimpronte, secondo me molto molto carina, però tra un pochetto sarà in vendita una versione dorata, che è un pochetto più seria, un pochetto più business. La sua scheda tecnica si basa su processore Atom Z3735F con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC. È la solita dotazione, la stessa che abbiamo visto in molti tablet, mini PC, ma anche ibridi, no? 2 in 1 di qualche tempo fa. Però qua ci sono delle caratteristiche, oltre allo schermo e le due batterie di cui vi ho accennato prima, che lo rendono differente da tutti gli altri. Le porte, mi riferisco proprio alla dotazione di porte, perché nella parte tablet abbiamo micro SD, micro HDMI, quindi per collegarlo da una parte ad un monitor o ad una TV, e micro USB per l'alimentazione, che vanno ad aggiungersi ad una USB a grandezza standard che sta nella dock e ad un lettore SD che sta stesso nella dock. Quindi voi potete avere qua collegato una pennetta, qua collegato un disco, una scheda SD della vostra macchina fotografica, qua avete una micro SD per espandere la memoria interna, ci sono circa 20 giga liberi, e poi potete avere lo stesso, la micro HDMI collegata a un monitor, e in tutto questo avere la USB collegata per caricare il tablet. Quindi davvero vi diventa un piccolo desktop, insomma, se la vogliamo mettere così. Completano questa dotazione due fotocamere, la frontale 2 megapixel, buonissima per le chat, e la posteriore da 5 megapixel, che non è scontato trovare in questa fascia e che poi è incassata all'interno del telaio, quindi insomma resta sempre abbastanza protetta. Dentro c'è Windows 8.1 with Bing con Office 365 personal gratuito per 12 mesi, quindi la classica offerta Microsoft, che qua però ha particolarmente senso perché questo prodotto è davvero una macchina da scrittura, e inizio un po' a parlarvi di quelli che sono gli aspetti legati al 2 in 1, al formato 2 in 1. Ora, Satellite Click Mini ha dalla sua questo schermo, no? Ve l'ho detto, piccolo, compatto, definito, un IPS con una buona luminosità e degli ottimi angoli di visuale, però ci sono questi cornicioni che chiaramente sono importanti e è impossibile non notarli. Questi cornicioni in realtà vi permettono di avere una tastiera un pochetto più larga, perché avere un 8.9 pollici che sta a filo e poi abbinare una tastiera significa avere una tastiera scomoda. L'abbiamo visto su un prodotto Asus, sul T90, che è molto simile, da una tastiera davvero davvero piccola, priva di touchpad. Quindi secondo me questa è una scelta che può starci, visto che, ok, sì, è bruttino da vedere, però può essere, insomma, ci sono dei risvolti positivi a livello di usabilità. E poi io mi trovo un sacco bene in modalità tablet ad utilizzare il touch, le gesture touch di Windows 8 con questi cornicioni, perché è davvero più semplice andarle a prendere, c'è più spazio, ecco, di manovra per le nostre dita. La tastiera invece è buona, è comoda, ha una sensazione di plastica, vi faccio sentire. A quel suono di materiale plastico un po' flettente al centro, però vi assicuro che per scrivere va benissimo, anche perché Toshiba ha fatto una scelta un po' rischiosa, comunque è stata una scelta abbastanza necessaria, quella di lasciare la fila di tasti più bassa a grandezza standard, quindi Ctrl, Alt e Function, e poi ci sono anche il pad direzionale, vedete qua, grandezza standard, e di ridurre un po' il resto. Questo ha permesso comunque di inserire dei tasti che sono grandi, che sono comodi, ben distanziati, con qualche inevitabile modifica al layout, perché abbiamo i tasti FN che sono qua in seconda battuta e abbiamo
le accentate che sono con il tasto invio qua a parte, che sono davvero davvero piccole, anche il tab qua in alto è davvero piccolo, ma d'altronde questa non è una tastiera per programmatori o per fare chissà cosa, è una tastiera per scrivere, e io vi assicuro che qua si riesce davvero davvero a scrivere con buona soddisfazione. Sono molto attento a queste cose, si riesce a fare. In più questa cerniera che sta qua sotto, anche se l'angolo di apertura è limitato a questo, vedete? Questo è il massimo angolo che potete tenerlo. Per fortuna lo schermo è un IPS, quindi gli angoli visuali sono buoni e non c'è bisogno, non si sente molto questa mancanza, però l'apertura massima è un po' stretta, diciamo. Però il vantaggio qual è? Che la cerniera alza un pochetto il tablet e di conseguenza la dock, creando un angolo di inclinazione che ve la porta un pochetto verso di voi e ve la rende più comoda. In breve, è comoda per scrivere. Se dovete scrivere qualcosa, visto che c'è Office con Word, in mobilità, in viaggio, questa davvero, davvero si fa valere. Ok, ma veniamo al punto chiave di questa recensione, le due batterie. Che autonomia permettono? 19,5 W più 19,5 W sono identiche, infatti le capacità fanno all'incirca 40 W, che è un valore leggermente superiore a quello che si trova all'interno di portatili come il T100, no? Di Asus. E infatti i risultati sono su quella fascia là. Abbiamo 11 ore e 10 minuti nel mio test di navigazione web con schermo al 50%, molto luminoso, ve l'ho già detto. Tastiera ovviamente collegata e navigazione continua con Firefox, apre un sito, lo tiene aperto un minuto, poi chiude tutto e riparte con una lista di 100 siti fino a quando la batteria si scarica. In più, visto che questo è comunque un portatile piccolo da viaggio, dubito che voi potete stare comunque 12 ore collegati a internet su questa macchina. Quindi io credo che magari utilizzandolo come wifi staccato, utilizzandolo con uno schermo anche un pochetto più basso, perché poi in fin dei conti la luminosità in ambienti chiusi va bene anche più basso, si possano superare le 12 ore per realmente arrivare anche a 14-15, secondo me, se disattivate il wifi e state un po' attenti alla gestione energetica. Una cosa importante delle due batterie, la priorità viene data sempre a quella del tablet. Questo significa che lui prima scarica quella della dock, e poi parte con la gestione del tablet. Qua vedete in basso nell'interfaccia di Windows proprio ci sono due batterie con la percentuale delle due batterie. E lo stesso vale quando lo caricate. La ricarica, il connettore è solo nella parte tablet, non c'è nella batteria. Quindi per caricare la batteria dovete collegarlo e poi collegare il tablet. Lui prima carica sempre e comunque il tablet, e poi quando il tablet è pieno passa a caricare la dock. Questo significa che non potete caricare la dock da parte, perché dovete comunque collegarla al tablet per caricarla. E questo è anche il motivo per cui se io stacco la parte tablet e faccio lo stesso test di prima, però solo con la batteria dello schermo, ottengo 6 ore e mezza, che è più della metà di quello che dovrebbe essere delle 11 ore e 10 di prima. Questo perché semplicemente non c'è la tastiera collegata, quindi non va alimentata né tastiera, né touchpad, né porte, né circuiti integrati. Ok, prima di chiudere ho tre considerazioni da fare, una molto positiva e due negative. Quelle negative: la prima, Toshiba basta con questo software preinstallati che rallentano la macchina, già qua siamo al limite con le prestazioni, mettiamoci pure un antivirus pesantissimo e una serie di collegamenti sul desktop o comunque di programmi che fanno cose davvero poco utili. Insomma, a metà 2015 vedere ancora l'icona di eBay con il collegamento qua o di Spotify, non, secondo me, è una cosa da non ripetere. E la seconda considerazione negativa riguarda Linux, perché qua è vero che il sistema si avvia, da lì fa partire una Ubuntu 14.10, però niente wifi, niente audio e niente supporto della tastiera dock. In pratica la parte tablet funziona, grafica e schermo Full HD, il resto no. E poi invece c'è la considerazione positiva, e qua insomma forse è una cosa che bilancia un po' tutto, riguarda le temperature, perché il tablet resta davvero davvero sempre freddo. La massima temperatura che sono riuscito a tirar fuori giocando, comunque facendo cose benchmark in continuo, è 68 gradi di picco, però normalmente si sta sui 40-50 gradi quando si usa il tablet in maniera normale, ma anche quando si usa con la tastiera dock. E questa in fondo è la caratteristica principale, no? Di questi ibridi 2 in 1. La tastiera in realtà è uno zombie, è una parte completamente passiva e per questo resta sempre fredda, si scrive sempre su una superficie fredda che non si scalda mai. Poi in quanto Toshiba ha fatto anche un ottimo lavoro nell'implementazione di Beitrail, quindi meglio di così non si può. Ok, arriviamo alle conclusioni, tiriamo le somme. Satellite Click Mini va benissimo per la riproduzione multimediale. Tra l'altro qua c'è un pannello Full HD, quindi i filmati 1080p si vedono chiaramente da paura. Fine gli H264 però, perché gli H265 sono un limite di questa piattaforma hardware, che siano locale, che siano su YouTube, che siano Sky Go, Mediaset Premium, qua non avete problemi. Anche con i giochi, se vi accontentate un po' di roba non proprio recente, riuscite
Comunque a muovermi, anche questo può essere un buon dispositivo da gaming portatile. Se siete in treno, dovete fare una partita, riuscite a farcela. Ci sono però dei problemi software di implementazione della tastiera dock. Ad esempio, a volte, non sempre, diciamo che la tastiera riesce a risvegliare il tablet. Adesso l'ha fatto, ma insomma è stato un po' un colpo di fortuna, non succede sempre. E poi i soliti problemi dei tablet Windows 8.1 con alta risoluzione, ovvero i caratteri non in tutte le applicazioni si vedono bene. Ci sono sicuramente due o tre applicazioni nel vostro parco software che hanno questo problema e purtroppo non dovete solo aspettare che vengano aggiornate. L'interfaccia desktop invece è perfettamente gestibile con le dita, anche se riesce a muovere, insomma non serve il pennino ed è una rassicurazione perché qua lo schermo è piccolo e potevano venire fuori problemi. Non è così. In sintesi lo consiglio a chi sta cercando un mini netbook, a chi magari vuole sostituire il suo vecchio netbook perché adesso insomma è abbastanza difficile da portarlo in rete. Questo è un valido sostituto, ugualmente portabile perché con 990 grammi all'incirca davvero pesa pochissimo, si porta in borsa. Vi assicuro che tra portarsi questo e avere un portatile da 11-13 pollici, ma anche un 10-2 in 1 come l'Asus T100 che pesa 1,4 kg, questo pesa quasi 500 grammi in meno, si fa sentire. Poi l'autonomia è talmente alta che vi permette davvero di uscire di casa senza alimentatore e coprire tutta la giornata, quindi chi cerca quel tipo di esperienza qua, quindi con una tastiera fisica per scrivere lunghi testi e con un approccio 2 in 1 dal laptop, trova qua una buona soluzione. Non è però universalmente consigliabile perché ci sono alcuni aspetti che potevano essere migliori anche dal punto di vista qualitativo, costruttivo, insomma c'è un po' di... non è proprio un prodotto pregiato, però il prezzo è basso, in fin dei conti questo nel complesso diciamo che è abbastanza equilibrato, ecco. Trovate maggiori informazioni, altri dettagli, roba molto più tecnica di quella che ho detto in questo video, nella recensione completa, che è online da oggi su hdvlog.it.